ripartono i lavori per l'apertura della galleria. Siamo qui a via, qui in via Chiatabone, quindi ANAS garantirà l'apertura definitiva per dicembre. Noi continueremo a seguire chiaramente questo lavoro, che veramente è durato fin troppo tempo per un asse viario importantissimo come quale quello del tunnel di Via Arquette. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano. Diciamo che le attività sono molto particolari, quindi si parla di una messa in sicurezza. L'intervento di sé tecnicamente non è altro che la demolizione dei piedritti fino all'altezza dei 6 metri, dopodiché vengono ricostruiti, vengono rafforzate chiaramente tutte le lastre della volta della galleria, e poi viene implementato con un ancoraggio di funi. Vengono ricostruiti poi gli attuali piedritti con un lamierino d'acciaio fino all'altezza di 6 metri. Poi viene chiaramente fatta la raccolta delle acque in modo che sia anche facilmente manutentabile nel tempo. Se vogliamo parlare di due numeri, parliamo di molti metri quadri, di 11.000 metri quadri di reti, 770 metri di funi, 4.630 perforazioni, altrettanti golfari, quindi di numeri importanti, oltre 8.000 metri quadri di lamierino in acciaio per la realizzazione dei piedritti. Per realizzare l'opera in 4 mesi si lavorerà anche di notte? Sì, si lavora su più turni, si lavora almeno 20 ore al giorno per il cantiere. Grazie mille. Mi scusi ingegnere, lei ha parlato di messa in sicurezza, è un intervento per così dire tampone o risolutivo una volta per tutte dei problemi, dei disagi che questo tunnel ha avuto? Calcoliamo che questo è un tunnel del 1920 ed è stato ristrutturato negli anni 50. Questo è un lavoro di manutenzione straordinaria, chiaramente, che mette in sicurezza l'attuale rivestimento. È chiaro che in un prossimo futuro andrà poi chiaramente da parte del comune programmato un intervento risolutivo. D'altronde anche noi siamo esperti di gallerie, facciamo gli interventi di manutenzione, ma poi a un certo punto con una valutazione costi-benefici ci conviene intervenire radicalmente, come tra l'altro ANAS farà su una delle gallerie sulla Salerno-Avellino. Abbiamo un'opera da 48 milioni di euro di manutenzione programmata, dove rifaremo proprio lavori strutturali sulle volte e sugli impianti tecnologici con le ultime normative. Possiamo parlare di intervento tampone? No, non è un intervento tampone, cioè un intervento di messa in sicurezza. Quindi riuscirete a rispettare i tempi? Certo. Non è che restituirà questa galleria in massima sicurezza. Abbiamo realizzato delle indagini mai compiute prima nella storia di istituzione di questa galleria, pensate, dal 1920, ed ora quindi attraverso dei turni di lavoro anche di notte che non si interromperanno nel mese di agosto, finalmente il cantiere parte, commissionato dal Comune di Napoli grazie ad un'esecuzione affidata ad ANAS, il numero uno nel paese per quanto riguarda gli assi viari e le infrastrutture. Assessore, ci sta dicendo che il primo di dicembre praticamente dovrebbe essere pronta? Il progetto esecutivo consta di 120 giorni di lavoro e noi vigileremo e monitoreremo per dare il massimo di supporto, soprattutto agli operai e alle maestranze, che oggi mi sento di ringraziare, insieme ovviamente alle strutture tecniche senza le quali questo enorme risultato per la città così complesso e difficile non sarebbe stato conseguito. Assessore, politicamente, finire la seconda consigliatura, il secondo mandato col lungomare aperto, politicamente è un po' un colpo anche alla sua campagna elettorale. Occorre affrontare ogni difficoltà e in questo senso non soltanto non ci siamo sottratti, ma oggi è un giorno in cui finalmente è visibile a tutti il grande lavoro per far sì che soprattutto i disagi di viabilità possano finire per le napoletane e per i napoletani. Ma è un colpo alla campagna elettorale, cioè secondo lei è un ostacolo, un bastone fra le ruote, insomma politicamente è un segnale, c'è, no?
è più un elemento di difficoltà per la ripresa economica, turistica a settembre per l'apertura delle scuole. Non sento né temi di campagna elettorale in questo momento, né è prevalente questo tipo di ragionamento, ma anzi, oggi c'è un'amministrazione che ha le prese con un qualcosa veramente di imprevedibile, dà avvio a questo cantiere, lo fa nei tempi che aveva annunciato e lo fa in modo chiaro, forte e trasparente grazie ad un lavoro immane, anche di individuazione delle risorse. Siamo un ente dove altri candidati dichiarano che diversamente non potrebbero fare nulla per la città, viste le ristrettezze economiche, e nonostante questo invece 2 milioni di euro sono stati stanziati ed oggi il cantiere è realtà, ma soprattutto quotidiano e costante deve essere molto serio l'impegno affinché tutto possa continuare nel modo migliore possibile. Assessore, però questa cosa confligge fortemente con, lei parlava di turismo, io a quello mi riferisco, con la questione assurda del Green Pass che è una follia. Non, parlando di turismo chiaramente. È importantissimo non soltanto accompagnare i territori alla ripresa economica, ma soprattutto farlo in sicurezza. E per farlo in sicurezza è necessario che le istituzioni diano dei messaggi forti, coesi e chiari. Grazie. Ultima domanda. La risposta è che questo è un simbolo di inefficienza amministrativa, è una vergogna. È stato annunciato 5 volte l'apertura dei lavori. Noi controlleremo che questo cantiere vada avanti, perché troppo spesso i cantieri a Napoli si aprono, si tagliano i nastri e poi non si seguono più. Ed è il simbolo dell'inefficienza amministrativa. Una galleria come quella della Vittoria, asse viario fondamentale della nostra città, non doveva restare aperto, non doveva restare chiuso per 10 mesi, e noi festeggeremo un anno di chiusura. Una cosa inaccettabile e inqualificabile dal punto di vista amministrativo e politico. E per quanto ci riguarda, noi continueremo a combattere perché mai più si ripeta una cosa del genere. ANAS riuscirà a mantenere l'impegno assunto per dicembre? Beh, vedremo, seguiremo pure la vicenda di ANAS. Intanto abbiamo dovuto aspettare quasi un anno per l'inizio di questi lavori. Una cosa incredibile. Questo è uno degli assi viari. Purtroppo nessuno se n'è interessato per mesi. Sono stati annunciati lavori assolutamente senza alcun elemento. Purtroppo bisogna cambiare registro. Le cose non si annunciano, si fanno.